Cari lettrici e cari lettori, oggi intervistiamo per la nuova rubrica di Luminanzia Bufalantia il dottor Antonio Natale. Il dottor Antonio Natale è il coordinatore di Bucovet SRL, che è un'organizzazione, una società che raccoglie un certo numero di veterinari pugliari essenzialmente che operano nel centro-sud Italia. Entriamo subito nel vivo dell'intervista. Dottor Natale, o meglio, mi permetto di chiamarti Antonio, vista la nostra lunga amicizia. Ci racconti un po' il motivo per cui hai pensato di far nascere Bucovet e come è composta e su quali animali esercita la sua attività? Diamo del lei? Diamo del Allora, intanto saluto tutti quanti gli ascoltatori e chi avrà modo di seguire questa intervista. E ringrazio te per avermi invitato, aver invitato me in rappresentanza di Bucovet a insomma, questo scambio di notizie, di idee che è sempre, come dire, nel nostro mondo va sempre al top. Che cos'è Bucovet e perché è nato? Bucovet è nato perché ce l'ha chiesto il mercato, perché ce l'ha chiesto il mondo bucoliatrico in Campania. Ce l'ha chiesto oltre al mondo buiatrico bovino, ce l'ha chiesto il mondo buiatrico bufalino. Di qua Bucovet, che è l'acronimo di Bufale Bovini Veterinari. È composto da cinque veterinari buiatri di campo più un agronomo. La novità è la presenza dell'agronomo nel nostro gruppo, perché ci siamo resi conto che tutto gira intorno alla riproduzione, parto, produzione di latte, ma in particolar modo l'alimentazione. I nostri, diciamo, clienti ci chiedevano anche delle notizie, tantissime volte mi sono appoggiato alla tua professionalità dal punto di vista della qualificazione alimentare e soprattutto della coltivazione dei prodotti che andavano a finire in bocca agli animali. Così ci è venuta l'idea di mettere nel gruppo un agronomo e di dare agli allevatori un ulteriore servizio, quello di valutare in base ai terreni a disposizione, in pratica facciamo anche analisi dei terreni, composizione dei. Adesso non sono bravo in agronomia. Però composizione dei minerali, se sono terreni argillosi piuttosto che sabbiosi, consigliamo le colture più o meno che fanno bene, hanno una maggiore resa, e in più concimazioni, insomma tutto quello che gira. Diciamo questa è una novità che il mondo bioatico ha chiesto agli agronomi di collaborare e ci hanno dato risposta positiva. E Ma stiamo avendo buon successo. Antonio, quanti animali seguite più o meno per dare un ordine di grandezza alla vostra? Guarda Alessandro, noi come dice il nostro nome del gruppo è Bucovet, Bufale Bovini Veterinari. Seguiamo circa abbiamo fatto dei conti recentemente, ma molto molto larghi, cioè molto molto stretti, ci siamo mantenuti intorno ai 60-63 mila capi. Questo è il numero censito da noi che seguiamo. 63 mila capi dove c'è un 60-65% per bufale e il resto 30-35-40% di bovini. O viene da latte, Come scusa? viene da latte, immagino, Sì, mangiare. bovini da latte, una piccola percentuale di bovini da carne e pochissimi ovini, caprini e suini. Ovviamente non disdegniamo, però diciamo, il nostro know-how proprio è bufale e bovini da latte. Bufale da latte e bovini da latte. Ti volevo dire un'altra cosa, Antonio. Visto che appunto abbiamo inaugurato, quindi siamo, diciamo, nelle prime fasi di questa rubrica Bufalantia, dove metteremo tutte quelle informazioni che pensiamo possono essere utili agli operatori, eccetera. Però una peculiarità che mi ha anche spinto a disturbarti, a chiederti appunto a concederci questa intervista. Voi che lo vivete tutti i giorni e praticamente,
Che differenza poi c'è realmente tra queste due specie, cioè la specie bovina e la specie bufalina? Differenze non ovviamente anatomiche o di altro tipo, che non è questo l'obiettivo, ma proprio di approccio, di gestione. Guarda Alessandro, l'hai già detto tu, sono due specie diverse, non due razze diverse, sono due specie diverse, i bovini e i bufalini, con esigenze metaboliche diverse, con esigenze riproduttive diverse, con esigenze in particolare di allevamento diverse. Pensa che mentre il bovino è una specie stagionale, diciamo che il suo ciclo riproduttivo è presente dal 1 gennaio al 31 dicembre in eguale quantità, in eguale misura, ogni 21 giorni cicla benissimo. La bufala purtroppo risente di un fatto ancestrale suo, personale, che è quello della stagionalità. È una specie poliestrale, stagionale, a fotoperiodo negativo, ovvero sia aumenta la sua capacità di fertilità, la sua capacità di ciclicità nel momento in cui diminuisce la quantità di luce. Quindi diviene maggiormente fertile dai mesi di settembre fino a febbraio, marzo, quando ricomincia ad aumentare la quantità di luce. Se consideriamo che la bufala ha circa 310, 320, 325 giorni di gestazione, se fai dei conti, l'animale che si ingravida nei periodi invernali, ottobre, novembre, dicembre, andrà a partorire nei mesi di settembre, ottobre dell'anno successivo. Mesi invernali dove la mozzarella ha un suo calo fisiologico nelle vendite, perché sappiamo che la mozzarella, adesso ultimamente la mozzarella sta cominciando ad essere venduta su tutto l'arco dell'anno, però la maggiore quantità, la maggiore necessità di latte per la produzione di mozzarella è in estate. Siccome il consorzio di tutela della mozzarella non prevede l'utilizzo di latte congelato per la produzione della mozzarella, la famosa mozzarella di bufala campana, bene, questo contribuisce a rendere complicato l'atteggiamento riproduttivo dell'animale e nello stesso tempo economico dell'azienda. Quindi la richiesta che vi fanno gli allevatori, parliamo adesso un attimo della bufala, appunto, di destagionalizzazione è molto forte, molto diffusa. Sì, però la destagionalizzazione è una pratica che viene utilizzata negli allevamenti per spostare i parti più o meno nei periodi tra febbraio-marzo fino ad arrivare a luglio-agosto, massima concentrazione di parti. Però Alessandro, lo si ottiene questa destagionalizzazione con eliminando la promiscuità del toro nella mandria. Il che significa allungare notevolmente l'interparto. Tu mi insegni che allungare l'interparto è la cosa cioè nella bovina lottiamo per accorciare l'interparto. Nella bufala, per le necessità economiche della mozzarella, siamo costretti, obbligati a togliere i tori dalla mandria in certi periodi dell'anno, per una certa quantità dell'anno, circa 120, 130, 150 giorni, inevitabilmente un giorno di interparto in più costa e costa tantissimo all'allevatore. Senti, da un punto di vista invece delle patologie, no? Facendo appunto questa comparazione con la bovina da latte, quali sono, diciamo, a parte questi aspetti riproduttivi che non sono patologie, ma è la loro fisiologia, il loro normale comportamento riproduttivo, quali sono i problemi sanitari che vedi più forti, più difficili da risolvere nella bufala? Allora, rispetto alla bovina, la bovina fa fatica ad ingravidarsi, lo sappiamo tutti, più spingiamo la produzione di latte della bovina, più lei stenta ad ingravidarsi, presenta delle patologie, non so, dalle cisti, problemi uterini, problemi uterovarici. Diciamo che sulla bovina è il mondo intero che lavora sulla bovina e conosce da centinaia, almeno da un secolo e mezzo, le necessità biologiche sanitarie della bovina. Nella bufala ci si sta lavorando da 35-40 anni in modo più assiduo, accanito,
su quelle che sono le patologie. E quello che salta di più all'occhio è i prolassi presenti al momento del parto, prolassi uterini parlo, e ci sono delle scuole di pensiero, ci sono delle intuizioni, ci sono degli studi che sembrerebbe che siano associati. È una patologia multifattoriale, a partire da da un'alimentazione, in particolare nell'asciutta, utilizzando dei rapporti ben precisi tra calcio e fosforo come integrazione vitaminico-minerale, a quello che è il sovraffollamento della mandria, a quella che è la ginnastica funzionale. Cioè, sono vari passaggi multifattoriali che intervengono nell'insorgenza del prolasso uterino. Però ti devo dire una cosa, sono circa 10 anni che io e il mio gruppo stiamo rilevando nella bufala, infatti dovrò portare dei lavori sulla chirurgia al prossimo mondiale di buiatria a Madrid, stiamo rilevando dislocazioni abomasali, patologie tipiche di una bacca BLAP dovuta proprio ad una spinta alimentare, ad una spinta produttiva esasperata. Prima non, almeno io a memoria, non ricordo di intervenire su dislocazione abomasale della bufala almeno fino a 10-15 anni fa. Saranno da 10 anni che incominciamo ad operare dislocazione abomasale a destra e a sinistra. Mentre Antonio, le patologie podali e le patologie mammarie, mi sembra che pensi che possano meno gravi nella bufala, hanno una minore prevalenza? No, sono più gravi rispetto alla, innanzitutto dalle patologie podali che stanno cominciando a comparire. Questo è sempre sintomo di un'alimentazione sempre più intensa, sempre più volta a spingere l'animale, più esasperata. Stanno cominciando a comparire le patologie, le malattie della linea bianca, che anche qua tu sei il maestro nel dire che comunque è dovuta da uno squilibrio alimentare, da un discorso metabolico dell'animale che è andato oltre quello che è la sua normale programmazione. Considera che la differenza sostanziale tra il latte di bufala e il latte di vacca, pensa ai parametri. I parametri sono 8,70, 8,50 di grasso. Le proteine arrivano a circa il 5% come composizione chimica qualitativa del latte. Pensa che l'urea nel latte di una bufala viaggia intorno al 35, 36, 38. La bufala è in perfetta forma con questi valori qua. Questo valore di urea nel latte, nella bovina, comincia a farti preoccupare, ti dà un po' di pensieri. Certo. Questa è già un'altra similitudine. Il ciclo dell'urea della bufala non ha niente a che vedere con quello della vacca. Il ciclo dell'urea nella bufala molto, ma molto più intenso. Quindi queste patologie metaboliche che stanno comparendo nella bufala forse ci devono autorizzare a pensare che si sta spingendo tantissimo. E io credo che la genetica non sia di pari passo con le innovazioni alimentari che vengono utilizzate, razioni più spinte, razioni più impegnative. Quindi l'animale sta manifestando questi problemi. Guarda, operare di dislocazione una bufala, io ho trovato molta difficoltà per la condizione anatomica dell'animale. La condizione anatomica della bufala è molto più piccola. Gli spazi della fossa del fianco, per esempio, tra l'ultima costola e l'inizio del bacino, è molto più ristretto. Lo spessore della cute è molto più ampio nella bufala. La cosa drammatica nella bufala è l'eccessiva produzione di fibrina, che è una particolarità della specie. Questa produzione di fibrina nei parti cesari e nelle dislocazioni abomasali, un minimo sanguinamento ti crea delle aderenze utero-ovariche. Insomma, questo è quello che stiamo mettendo in piedi, è proprio questo tipo di discorso che stiamo preparando per portarlo al Mondiale di Buiatria del prossimo 2021 a Madrid. L'ultima domanda, poi avremo modo di approfondire in altri incontri, se tu hai voglia, queste tematiche.
A che punto siete arrivati sul discorso dei trapianti embrionali della specie di bufala? È bella domanda. La bufala, non, a meno quelle che sono le nostre conoscenze, e conoscenze anche dal punto di vista di quello che fanno all'università, che si stanno impegnando molto sulla biotecnologia delle bufale, la bufala non dona, o meglio, abbiamo dei grossi problemi sull'embryo transfert della bufala, problemi dovuti al fatto che non si riescono a trovare un numero considerevole di embrioni al momento del flushing. Cioè la quantità di embrioni recuperati non è paragonabile neanche il 5% che è quello che viene recuperato nelle bovine da latte. Ci stanno varie teorie, anche fatte dall'Università di Napoli. Sembrerebbe che le fimbrie, piuttosto che l'alloggiamento dell'ovaio sul corno uterino non sia adeguato, oppure durante lo scoppio del follicolo alcuni follicoli non imbroccano la strada giusta all'interno degli infundiboli o quant'altro. Ci stanno tantissime teorie. Fatto sta, conformazione dell'utero, fatto sta che non riusciamo ad avere una grossa percentuale di recupero in termini di numero di embrioni. Ecco. Qualcosa si recupera, ma si recupera due embrioni e mezzo, più o meno, questa è la percentuale. Una battuta finale, Antonio. È difficile allevare le bufale? È un altro mondo. Non è difficile, così come non è difficile allevare le vacche. Io credo che la passione ti porti lontano. La passione, allevare le bufale, è una passione che ti viene da dentro. Animali tranquilli, animali miti, che se ne dica da quello che è le credenze popolari. Animali che hanno determinate richieste di gestione, hanno bisogno di spazi, hanno bisogno di acqua, hanno bisogno di benessere, così come hanno bisogno di benessere i bovini. E l'animale, quando tu gli togli le cinque regole importanti della vita, liberi dalla fame, liberi dalla sete, liberi dalla costrizione, nel momento in cui tu accontenti queste loro esigenze, loro non si tirano indietro. Cioè, glielo dai e te lo danno. Ecco, una cosa importante tra bufala e vacca, ho detto questa cosa e mi è venuta in mente. Considera che nella vacca sappiamo tutti che è l'essere vivente, secondo me, più onesto che il nostro Signore abbia creato. Lei, pur di darti il latte, è capace di dimagrire, di rimanere solo con lo scheletro. Prima di morire ti dà l'ultima stilla di latte. Giusto? Mi trovi d'accordo? La bufala, come gli va una cosa storta, ma che sia piccola così, la prima cosa che fa ti lascia il latte. Dice, intanto penso a me. Poi il latte ne parliamo. Quindi bisogna stare attenti ad accontentarla. Sono un po' agli antipodi la bufala e la vacca sotto questo punto di vista. Più egoista la bufala. E la vacca più altruista. Mamma mia, la vacca è un essere divino, onesto. Bene. La bufala pensa a sé, egoista. Dottor Antonio Natali, io ti ringrazio molto di questa chiacchierata. Ringrazio io a te. Anzi, noi di Bubavet ti ringraziamo. Grazie. Credo che allevatori, chiaramente, che conoscono solo da lontano le bufale, immagino i tanti allevatori del nord che ci stanno vedendo, che ci vedranno in questo video, avranno delle informazioni importanti e possono utilizzare Bubavet come punto di riferimento. Assolutamente. Grazie. Saluta a tutti i tuoi colleghi. Grazie, ti cambiano un affetto. Grazie. Un bacione a tutti.